Gabriele Leopizzi, campione paralimpico di scherma, e si spera una promessa futura alle prossime Paralimpiadi in Giappone. Lo speriamo in tutto, diciamo, come per qualsiasi gara, di arrivare in finale e di vincerla. Le Olimpiadi e Olimpiadi ci sono 4 anni di duro lavoro, soprattutto per noi paralimpici che, a differenza dei normodotati, facciamo 2 armi invece di una. Da quanti anni ti alleni e pratichi la scherma? Io ho iniziato a fare scherma paralimpica 5 anni fa a seguito di un incidente, a seguito, diciamo, del fatto che sono rimasto in carrozzina, diciamo, dopo un incidente stradale. Non l'avevo mai seguita, sinceramente. Poi ho iniziato, diciamo, in unità spinale come avviamento allo sport, ho scelto la scherma, come ho provato anche altri sport, però, diciamo, mi sono innamorato della scherma per lo scontro, diciamo, uno contro uno, e il fatto che, diciamo, il vero avversario da battere è se stessi e non quello che si ha davanti. Siamo con Sofia Brunati, si spera che possa qualificarsi alle prossime Paralimpiadi e tenere alti i nostri colori. La strada è ancora lunga, io ho appena iniziato, però sicuramente le Olimpiadi sono un grande sogno e devo dire che proverò con tutta me stessa e vedremo. Un passo alla volta, non voglio crearmi aspettative che non riuscirò a mantenere, ma appunto un passo alla volta, vediamo cosa si riuscirà a fare. Tu sei giovanissima, quanti anni hai? 16, sono del 2000. E da quanto tempo pratichi questo sport? Questo è, penso, il 4º anno, però sono solo 2 anni che l'ho presa proprio più seriamente, iniziando a fare anche agonismo. Cosa significa la scherma per te? La scherma per me significa veramente molto. Da quando ho iniziato appunto questo meraviglioso sport, ho capito molto di più quali sono i miei limiti, quali sono le mie possibilità, ed è un modo per sfogarmi, ma anche per concentrarmi e dare il meglio di me.